Allora, eccoci. Allora, ragazzi, siamo con la nostra protagonista, figlia, con la protagonista Rose, con la figlia di Nathan. Dobbiamo andare a casa Benevento, lo so perché me l'hanno detto in molti, quindi fantastico. Dai, vediamo se succede. Cazzo è successo? Madonna, che cacchio è successo? No, allora ho sentito bene. Molti mi hanno fatto battuta, 1, 2, 3 stella. Forse ho capito il problema. Ok. Oh, che ansia. Ma perché i posti più brutti dai hanno dovuto scegliere per questo DLC? Ha dovuto un attimo caricare, per fare un colpo. Neanche una cacchia di bambola. Ah, giochiamo. Sono sicura di aver già visto queste scimmie, ma che diavolo? Sono i tuoi giocattoli quando eri bambina, cara mia. Se vedete un po' scattare il gioco, è un po' normale perché sto scaricando aggiornamenti e cose varie. Un secondo, raga. Scusate, causa lavatrice. Ma ha suonato all'improvviso l'allarme da fastidio. Io mi ricordo che era chiuso qui. Ragazzi, se mi riappare il feto, io vi picchio tutti, eh. Che succede? Ok. Guarda, guarda che sguardo. Guardate gli occhi come sono belli lucidi. Sono molto meglio rispetto. No, comunque la qualità è nettamente superiore. Cosa? C'è qualcosa di strano. Ok, davvero, dimmi qualcosa che non avevo notato in questo gioco. Welcome Rose. Ok, questo è molto strano. Peluche grossi, mettono ansia. Salviamo. Ovviamente. Che bel peluche, molto carino. Bambi, le foto di bambini. Ho capito, benvenuta Rose. Comunque una volta non c'è un telefono. Madonna, ok. 5 gennaio. No, non siamo a 5 gennaio. Che giorno è oggi? L'abbiamo superato. Allora, non è, guarda, la cosa divertente è perché io sto registrando molto in anticipo, però io so che questo video deve uscire, ma ha già superato il 5 gennaio. Oggi era il mio primo giorno di scuola. non vedevo l'ora di andarci. E avevo una mega abbraccio a Chris appena lo vedo. Ok. C'erano tanti bambini della mia età, sembrava di essere una serie TV. Voglio farmi un sacco di amici, domani cercherò di parlare con tutti. 8 gennaio. Ho cercato di farmi coraggio e parlare con alcuni bambini, ma nessuno mi risponde. Quando mi agito, le mie mani si coprono di sudore bianco. Oggi è stato molto brutto. È il suo diario. È Rose che parla quando era bambina. Dice che devo stare più attento. Oggi la maestra mi ha sgridato perché il mio fazzoletto è sempre sporco. I maschi a scuola dicono sempre che faccio schifo.
Chris ha anche detto alla maestra che questo sudore non è contagioso, ma non è cambiato nulla. 4 aprile, finalmente qualcuno mi ha parlato, la mia compagna di classe Lucy ha detto che vuole essere mia amica. Domani pranziamo assieme, non ci posso credere, sono super felice. Spero che anche la sua amica Katherine voglia fare amicizia con te. Questo è. Sì, è il tuo diario, cara mia. È il tuo diario. E questo non mi piace neanche un po'. Di nuovo, basta con sto coso dei bambini. Che cos'è quel coso in mezzo? È lei. Che ci fa qui un mio ritratto? Quello è il problema. Dice Welcome Rose. Piuttosto Lucy, che problema che ha avuto. Tipo, già so dove stiamo andando. Ah, appunto. Che ansia. Posso? Devo per forza toccare quel coso che è una trappola? Per forza? Per forza, eh? Va bene. Tanti auguri. 3 anni. Grazie, lo sapevo, che bel gioco del Grazie. Ah, di nuovo, che bello. Ah, almeno qua si può riaprire. Ma parentesi, la. Oh no. Che ansia. Ok. Oh no, la scimmia ha mangiato qualcosa e le ha fatto male. Se la aiuti a curare il mal di pancia, potrebbe darci un cristallo. Darti un cristallo. Che cacchio. Ah, pistola! Si è mangiata la pistola! Scimmie Io questo gioco lo odio. Io questo gioco lo odio. Lo odio da morire. Sì, è cambiato qualcosa. Macchie. È ritornato identico come prima. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Se mi rimetti un cacchio di feto di prima, io vi picchio tutti. Vi ammazza la famiglia. Ok? Chiaro? Ma non credo, però. Capcom, va avvisato. Oh, ma guarda un po', no? È chiusa. Oddio, come guarda come cammina all'indietro. Quindi devo fare tutto un percorso obbligatorio, ovviamente, a trovare un coltello per sfilare quel coso, la spada. Andiamo. Però le porte le hanno invertite. Stavolta si può entrare per di là.
interverrei per... Figurate. Oh, ma da... Madonna, che cattiveria. Quando sono questi disegni così, ragazzi, sono brutti. Sei sei. Non mi è piaciuto vedere quel 6-6, raga, eh. 44. Non t'azzardà. Zero due, 66 e 44. Allora, io te meno, eh. Se mi fai un jumpscare, già mi è venuto un attacco, eh. Allora. Se è come penso io, dovrebbe essere così. O se no è così. Ok. O se no. Cioè, quella bella porta che ti ha sbattuto non è che è tanto bello, quello che ho sentito. Aspetta, non è che per caso è... Non è 66, è 99. Può essere che 99? Però qua ce l'ho 2, quindi 99 è qui. Mi serve l'ordine. Però piccola parentesi, io mo te la apro qui la porta. Ah, è bloccata a ruggine pure, figurate. È che non capisco l'ordine. Perché dall'ordine sarebbe... Non lo so. Come posso fare l'ordine? Devo fare un po' randomico. Vediamo un po'. Perché mi sono un attimo perso. Perché 44, 66, 02. Fate un attimo vedere un attimo. Un piccolo problema. Voglio capire. Qua. No, devo un attimo capire perché c'è un 66, un 02. È un 44. Ragazzi, la logica è così. Non è in ordine così, è tutto contrario. Sì, il 44 comunque era in mezzo. Avevo la sensazione che poteva essere in mezzo il 44. Però non sapevo se era... Perché, allora, la mia logica è stata questa, ve la spiego subito. Ho visto il risultato come si fa. Mettendolo così, io ho pensato 66, 44, 02. E non ha funzionato. Mo, allora ho fatto 44, 66, 02. Ragazzi, ho scoperto qual è il trucchetto. Si deve contare tutto il contrario. Si deve partire da sopra a sotto. Quindi è 02, mamma mia che... 44, perché giustamente da salire a scendere. Non so perché sta logica.
E poi 66. Quindi parte dalla parte superiore, non dalla parte da sotto. E quindi ecco. Non mi prende per il culo, eh. Non posso entrare qui? No, è chiuso. Ok. Vi picchio tutti. Io vi avviso, vi picchio tutti, eh. Dimmi che piglia la pistola, dimmi che piglia la pistola. Dimmi che è la pistola. No, non è una pistola. Ok, fermi tutti. Lucy. Scommetto che ci sono tanti posti dove giocare con questa bambola e le sue amiche. Ah, ok. Ora giochiamo con le bambole. Forse se accendi il fuoco troverai il cristallo. Punto interrogativo. Sei una merda. Sei una merda di persona. In questo caso, Lucy ha le braccia sollevate come se reggesse lungo bastone. Lungo bastone. Cioè. Sì, però queste appicciano una ragazza. Comunque, io ho preso un oggetto che devo passare per qua. Obbligatoriamente. Qualcuno si è scatenato qui. Mettiamo. È caduta una cosa, però essendo che avevo messo già la cosa qui. Mizzica. Vedi, quella porta in realtà era da un'altra parte. Quella porta. Oddio, cos'è? Io comunque che la casa Benevento io l'ho sempre odiato. Allora, una è Lucy. Ho la sensazione. Aspetta, nessuno vuole essere amico mio, che sfigata. Non solo vuole essere amico, che sfigata. Comunque parla della storia di Rose comunque, perché Rose è la bambina con i capelli biondi. Tutte le altre bambine le devo sgamare, quindi vuol dire che me le devo portare dietro e usarle per tutte le occasioni. Quindi vuol dire che ci sono più porte. Perché mi mancherebbe una terza. La musica mette ansia comunque, eh? Ve lo dico già.
Io andrei a salvare un attimo, eh. Non mi dire che quella bambola si muove. Io salverei. Ok. Qui del 38 passo e chiudo. Bella raga.